Apriamo la nostra rassegna con le principali missioni spaziali dell'anno. La più ambiziosa era sicuramente ExoMars, alla quale hanno collaborato l'Agenzia Spaziale Europea e quella russa. Dopo un lancio e un approccio a Marte perfetti, il modulo Schiaparelli ha fallito il touchdown. A causa di un errore del computer di bordo, le operazioni di discesa sono state interrotte troppo presto e Schiaparelli si è schiantato al suolo. Il satellite Trace Gas Orbiter, che rappresenta la parte principale della spedizione, si è invece messo in orbita come previsto attorno al pianeta rosso e ha iniziato a mandare preziose informazioni sulla presenza di metano nell'atmosfera marziana, dati utili per chiarire se Marte ha ospitato forme di vita. Grande soddisfazione invece alla NASA per il successo della missione Juno. Dopo 5 anni di viaggio nel Sistema Solare, la sonda è entrata in orbita intorno a Giove il 4 luglio, festa nazionale americana. In seguito un problema al motore ha obbligato la NASA a rinviare ulteriori manovre di posizionamento. Resta il fatto che il satellite americano ha spedito sulla Terra immagini del gigante gassoso mai realizzate prima. Finale col botto per la missione Rosetta. Il 30 settembre la sonda madre è stata fatta schiantare sulla cometa che ha seguito per 2 anni e sulla quale si era già posato il robot Philae. Dopo aver raccolto dati preziosissimi sull'origine della vita nell'universo, Rosetta e Philae viaggeranno nel cosmo per l'eternità sulla cometa Churyumov-Gerasimenko. Il riutilizzo dei razzi dopo il lancio è l'obiettivo che ha caratterizzato gli sforzi di diverse compagnie aerospaziali private. Dopo un primo fallimento, SpaceX è riuscita nell'impresa d'aprile con un perfetto atterraggio su una piattaforma galleggiante. Blue Origin nel 2016 ha lanciato diversi razzi riutilizzabili New Shepard. Dopo diversi atterraggi riusciti, la compagnia texana a ottobre ha testato anche il modulo che dovrebbe portare i primi turisti nello spazio nel 2017. Programmi di turismo spaziale anche per la Virgin Galactic di Richard Branson con l'aereo suborbitale VSS Unity, il cui primo volo libero inizio dicembre ha dato risultati positivi. Il sistema europeo di navigazione satellitare Galileo è ormai una realtà, con i 4 portati in orbita a novembre da un razzo Ariane 5, sono in totale 18 i satelliti che compongono la flotta, altri 12 saranno lanciati entro il 2020. Astronauti europei protagonisti a 400 km sopra di noi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il britannico Tim Peake ha concluso a giugno la sua missione di 6 mesi nello spazio. L'altro astronauta dell'ESA, il francese Thomas Pesquet, gli è succeduto a novembre e farà ritorno sulla Terra a maggio 2017. Concludiamo ricordando un eroe della conquista spaziale, John Glenn, morto l'8 dicembre a 95 anni. Nel 1962 è stato il primo americano a effettuare un volo orbitale intorno alla Terra. Ritornò nello spazio a 77 anni, a bordo dello Shuttle Discovery.